Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla puntata, abbiamo ospite di nuovo. E che bello riascoltarsi con un artista gypsy. E a questo punto, artisticamente noi ti abbiamo conosciuto e ti conosciamo benissimo, però a questo punto andiamo a parlare degli ultimi lavori che sono usciti, parliamo dell'ultimo singolo, come nasce questo singolo, come è cresciuto e come sta andando, e poi soprattutto anche precedentemente c'è stato un nuovo singolo che è uscito comunque vada sempre nello stesso periodo, che è andato anche lui alla molto bene. Assolutamente, grazie innanzitutto dell'invito, grazie di cuore, sono felicissima di essere di nuovo ospite dopo un po' di tempo che non ci vedevamo, diciamo, e quindi un grande piacere. E sì, devo dire che è un momento in cui sono veramente in pieno fermento, se così vogliamo dire, a livello proprio artistico, sto facendo tantissime cose, sto portando avanti tanti progetti importanti e da poco, come appunto hai ricordato prima tu, è uscito il mio nuovissimo singolo, che è la mia personale versione di L'Essenziale, il grande successo di Marco Mengoni, con il quale vinse Sanremo tra l'altro nel 2013, e quindi a febbraio compie 10 anni questa meravigliosa canzone, se vogliamo, ed è stato veramente un onore, un grande piacere, un grandissimo onore poterla reinterpretare, poterle dare una nuova veste, se così vogliamo dire, e metterci tutta l'anima, tutta la passione per appunto reinterpretarla, perché è una canzone che ho sempre sentito mia tantissimo e l'ho sempre amato fin da quando è uscita, e quindi diciamo che in un certo modo è come se per le grandi emozioni a livello molto intenso, molto viscerale, che riesce a trasmettermi questa canzone, è come se in un certo senso l'avessi scritta io in qualche modo, anche se non è così ovviamente. Quindi è una canzone che veramente mi appartiene, e quindi da qui è nato proprio il desiderio di appunto fare questa versione, di riarrangiarla, lavorando gomito a gomito con il produttore artistico Renato Droghetti, e per costruire questa nuova veste, per costruire un vestito su misura per quello che poteva essere riportata, diciamo, nel mio mondo musicale, nel mio mondo artistico, della mia essenza artistica. E diciamo che è una canzone dal grande impatto emotivo, sia a livello appunto melodico che a livello di testo. E ho ritenuto molto importante farla uscire prima di Natale, a ridosso del Natale, proprio perché, proprio per le grandi emozioni che ci trasmette, e anche perché è accompagnata da un videoclip, diciamo, suggestivo, importante, in cui ho voluto rappresentare dei concetti ben precisi attraverso le immagini del video. E quindi mi sembrava un periodo appunto molto giusto, per tanti motivi, per far uscire una canzone e soprattutto anche un video di questa tipologia. Infatti ci sono diverse cose che io rappresento con il video, anche proprio il concetto di malinconia stessa, che spesso viene vista come una cosa non troppo benevola, ma in realtà è una cosa preziosissima, perché la malinconia è intrisa di creatività, e quindi è una fonte essenziale per la nostra evoluzione, per la nostra crescita, diciamo. E quindi questo concetto viene rappresentato nel video. Infatti, nei periodi in cui siamo particolarmente malinconici, particolarmente a contatto con la nostra solitudine interiore, sono momenti importanti per capire veramente chi siamo nel profondo, e anche per guarire da alcune ferite che ci portiamo dentro. E quindi diciamo che i momenti malinconici e molto introspettivi che spesso viviamo nella nostra vita, nella nostra esistenza, sono preziosi, e non bisogna averne paura, e non bisogna vederli in maniera negativa, ma anzi starli accanto, viverli in pienezza, in piena, diciamo, consapevolezza, diciamo così, e ci servono anche per affrontare i nostri demoni interiori, no? Le nostre paure, fragilità, insicurezze che spesso abbiamo, e quindi è molto importante fare questo lavoro su di noi, perché poi siamo veramente pronti e siamo veramente, diciamo, più consapevoli per affrontare tante sfide, tante battaglie che poi
diciamo, abbiamo nella nostra vita di tutti i giorni. E quindi questa cosa viene appunto rappresentata, infatti interpreto un'attrice nel suo camerino in intimo raccoglimento prima del suo grande spettacolo. Qui c'è la metafora proprio dell'affrontare i propri demoni per essere pronti per il nostro grande spettacolo, che è appunto la nostra vita, per affrontarla nel migliore dei modi. Questo è uno dei concetti che si celano dietro il video, come poi ce ne sono però anche altri, perché comunque a me piace sempre rappresentare in maniera anche visiva, perché comunque diciamo che con le immagini del video si riesce a dare un volto ai concetti che uno vuole rappresentare, no? E non sono concetti che per forza di cose sono sempre dentro il testo di una canzone, ma possono essere anche concetti che non sono nel testo della canzone, ma che ritengo importanti ed essenziali e fondamentali, talmente tanto da volerli appunto rappresentare in qualche modo. Quindi sono dei significati, delle metafore che si vanno ad aggiungere a quello che è il testo in sé per sé, diciamo, originale. E quindi niente, sono felicissima di aver scelto questa meravigliosa cover come mio singolo, come nuovo singolo, ecco. A questo punto hai scelto un abito e l'hai fatto tuo, non reinterpretare, ma dare proprio vita, una tua espressione della stessa canzone. Però prima dell'essenziale c'era stato già un altro brano che è andato anche benissimo, ha ottenuto grandi risultati. Sì, assolutamente. La mia meravigliosa creatura, come amo definirla, che è L'Anima Grida, il mio precedente singolo, presente in tutti gli store digitali con distribuzione Artist First, che mi ha regalato veramente delle emozioni incredibili, perché innanzitutto è un brano che rappresenta proprio una tappa fondamentale del mio percorso artistico, della mia carriera artistica. Segna quasi un nuovo inizio, se così vogliamo dire, in un certo senso, perché è un brano dove esprimo tutta me stessa, tutta la mia interiorità, e soprattutto una canzone che contiene dei messaggi importanti. E quindi diciamo che è nata da una forte connessione, e da questa forte connessione nasce questo dialogo interiore con la nostra anima, quindi è un dialogo tra noi e la nostra anima, quindi una canzone dove l'anima ci parla, ci consola, ci rassicura, è come se attraverso una danza movimentata, leggera, melodica, quindi avvolta da questo sound molto brioso, un sound gioioso, no? E quindi in questa danza movimentata ci parlasse e ci porta comunque dei messaggi importanti, perché noi diciamo che spesso ci sentiamo soli nella nostra vita, quando abbiamo dei periodi particolarmente appunto in cui ci sentiamo più fragili e in cui abbiamo più paura, in cui comunque affrontiamo più la solitudine, diciamo, ci sembra di essere soli, di essere lasciati soli. In realtà questa canzone, L'Anima Grida, ci ricorda che non siamo mai soli, non siamo mai lasciati soli, lei è sempre lì. La nostra parte, diciamo, divina, autentica, sacra, che vive dentro ognuno di noi, è sempre lì pronta a sostenerci, è sempre lì che appunto ci consola, ci parla, ci consiglia, è comunque sempre presente. Siamo noi che non siamo, diciamo, sempre così centrati da poterla percepire, da poterla ascoltare. E quindi quando abbiamo dei momenti in cui appunto per tanti motivi, anche dallo stress quotidiano che abbiamo tutti i giorni o da tante cose che ci distolgono da questa connessione, quindi quando perdiamo il contatto con questa parte divina che è dentro di noi, ci sembra di essere appunto soli e abbandonati, ma non è così. Quindi una canzone che ci dà tanti messaggi, tra cui anche il fatto proprio di ricordarci l'importanza di guardare il mondo, di guardare la vita anche attraverso il nostro cuore, e quindi non solo attraverso la nostra mente, quindi in maniera razionale, in maniera mentale, perché comunque è il cuore è lo strumento attraverso il quale l'anima ci parla, e quindi bisogna dare ascolto anche al nostro cuore, principalmente al nostro cuore e non solo alla nostra mente. E quindi diciamo che è una canzone importante, accompagnata da un videoclip molto importante, suggestivo e intenso, girato in una villa nobiliare in stile tardo rinascimentale, che ha un valore anche a livello proprio storico e culturale molto importante sia per l'Umbria, ma non solo per l'Umbria. E quindi diciamo che un video che veramente va guardato, perché
ci sono tanti particolari interessanti. C'è anche un bosco bellissimo, un bosco secolare con degli alberi secolari maestosi, stupendi. E quindi c'è un albero molto bello, molto grande, che rappresenta proprio l'anima di quel bosco dove io vado e, diciamo, appoggio un fascio di fiori colorati proprio per rendergli omaggio, proprio per vado proprio a trovare, diciamo, quest'anima, l'accarezzo, ci parlo. E quindi diciamo che, e poi si vedono anche, si vede proprio l'anima che grida nel cielo, che vola libera e spensierata nel cielo, che sono delle lenzuola che appunto volano nell'aria e rappresentano proprio la nostra anima che grida libera nel cielo, ma soprattutto che grida la voglia di libertà, quella libertà essenzialmente di essere se stessa, di non vergognarsi, di mostrarsi per quello che è veramente, nella sua pura essenza, nella sua appunto essenza più vera. E quindi si vedono appunto queste lenzuola che gridano, che volano nel cielo come rondini a primavera, come si suol dire. Quindi un video particolare. Comunque trovate tutto nel mio canale YouTube Gypsy Fiorucci Official, tutti i miei video, tutti i backstage, tutti i contenuti anche comunque interessanti che appunto ci sono. E quindi cosa dire? Un brano importante, un brano di cui ho costruito la melodia, il testo, un brano appunto nato da un momento di ispirazione profondissima, in cui ho espresso veramente tutta la mia parte creativa e tutta la mia essenza e creatività. E quindi un brano a cui sono molto legata tantissimo, un brano che mi ha permesso di rimanere anche in classifica per tante settimane, anche ai primi posti di classifiche importanti che riguardano appunto la musica indipendente italiana, no? Del panorama appunto indipendente. E quindi niente, vi consiglio di andare a vedere il video perché è veramente particolare, diciamo così. E a questo punto io farei un rewind, ritornerei un pochettino indietro col nastro e parlerei, negli ultimi 2 anni hai avuto comunque momenti importantissimi, anche perché sono momenti che ti hanno fatto crescere, ma soprattutto hai ottenuto buoni risultati. A questo punto io ti chiederei, se dovessi selezionare dei momenti salienti di questi 2 anni, quali momenti ricordi con piacere? E con gioia. Guarda, allora, ci sono tanti momenti importanti perché appunto, come dicevamo, gli ultimi 2 anni in particolar modo sono stati veramente importantissimi, ricchi di tanti eventi, esperienze che comunque mi hanno. Ogni esperienza, come dico sempre, ti fa evolvere, ti insegna qualcosa, ti lascia qualcosa dentro. E quindi diciamo che sono tutte importanti le esperienze che si fanno. In particolar modo posso ricordare, tra le cose che ricordo con più, diciamo, affetto, con più gioia e con più emozione, in qualche modo, è sicuramente il fatto di essere arrivata in finale a Sanremo Rock, quindi la mia partecipazione alla finale al Teatro Ariston di Sanremo Rock nel settembre 2020, e quindi l'emozione di aver calcato questo prestigioso palco che è appunto il Teatro Ariston, questo palco incredibile dove si svolge anche il Festival di Sanremo, quindi adrenalina, emozioni incredibili. E, tra l'altro con un brano scritto da me in collaborazione a Manuel Auteri, quindi un brano scritto insieme a Manuel, a cui sono molto legata perché Attimi per Attimi è una ballata intensa e struggente che mi rappresenta veramente tanto, con un sound veramente graffiante. E diciamo che è uno dei brani a cui sono più legata di tutto il mio album. Ricordiamo appunto l'album protagonista del finale, in tutti i store digitali presente, dove appunto questo singolo è stato appunto estratto dall'album e mi ha portato in finale a questo bellissimo festival. Quindi è uno dei momenti sicuramente più importanti. Poi posso ricordare anche la mia partecipazione al MEI a Faenza, e quindi che è la rassegna più importante per quanto riguarda la musica indipendente italiana, tra gli eventi importanti in Italia, quindi dove ho avuto il piacere di fare un piccolo concerto, un mini concerto, dove ho interpretato, diciamo,
i brani più importanti del mio album, dove appunto mi sono esibita in questi miei brani, singoli e tutto quello che insomma mi rappresenta, con un pubblico caloroso lì davanti a trasmettermi emozioni incredibili. E poi tra l'altro è stato, lo ricordo con molto, diciamo, affetto, con molta emozione questo momento al May, perché è avvenuto dopo un momento in cui era diverso tempo in cui la musica dal vivo per via della pandemia era stata appunto bloccata, non c'erano più eventi live, concerti e quant'altro, e questo evento è stato, dopo un periodo di chiusura, dopo un periodo di fermo, è stato il primo momento in cui mi sono riesibita in un concerto live dopo un periodo di stop, diciamo, di fermo. E quindi a maggior ragione che l'emozione era ancora amplificata, ancora di più. E poi appunto anche l'uscita dell'Anima Grida e tutte le soddisfazioni e le emozioni che mi ha portato questo singolo nei mesi scorsi, è stato emozionante. E poi il concerto di quest'estate, del 10 luglio, che si è svolto appunto quest'estate, in una piazza bellissima di Città di Castello, la mia città natale, diciamo, accompagnata dalla mia band, dove ho potuto appunto fare un bellissimo concerto, presentando tutti i brani dell'album, tutti i singoli usciti, anche delle cover, reinterpretate, quindi diciamo un concerto bellissimo, dove 3 giorni prima c'era stata Noemi, tra l'altro, all'interno del Festival delle Nazioni, nello stesso palco, diciamo, nella stessa piazza. E quindi anche lì, diciamo che quando c'è uno scambio di emozioni così intense con il proprio pubblico, sono sempre momenti veramente, e quindi questo concerto lo ricordo veramente con tanta gioia, con tanta... È stato un momento importantissimo. E poi quest'estate, vabbè, oltre il concerto, non c'è stato solo quello, ovviamente, ci sono state anche tante ospitate. Sono stata ospite a un festival che si chiama Cantare per la Pace in Abruzzo, sono stata ospite a tantissimi altri eventi, anche su Milano, su Roma, sono stata invitata a tanti eventi belli. Poi ad ottobre, il 15 ottobre, ricordo un altro evento che ricordo con tanta gioia e con tanta emozione, tantissima, è l'evento al Teatro Toscanini, in collaborazione organizzato da Radio Free Music Web di Milano, in collaborazione con Aido, per sensibilizzare le persone appunto per la donazione di organi, quindi un evento benefico, a scopo benefico, con il teatro pieno di gente, un teatro ricca, piena di un pubblico meraviglioso, dove lì ho potuto, diciamo, vivere emozioni incredibili. Ho presentato l'Anima Grida, ho presentato altri brani dell'album, e anche lì ho vissuto veramente tante tante belle cose. Quindi cosa dire, è stato veramente, ecco, sono stati importantissimi gli ultimi 2 anni. I momenti da ricordare sono veramente tanti, e io sono felice, diciamo, di poter esprimere tanti messaggi attraverso le mie canzoni, attraverso la mia musica, e quello che voglio assolutamente continuare a fare con tanta passione, con tanto amore, con tanto impegno, e tante cose che volano in pentola comunque anche per il prossimo periodo, perché comunque sto lavorando a dei progetti nuovi, importanti, e che non vedo l'ora di potervi presentare, di poter, come dire, di far vedere la luce a queste nuove canzoni che appunto a cui sto lavorando, e soprattutto di poter veramente portare avanti dei progetti molto significativi. E spero veramente di potervene parlare al più presto, quanto prima. Un secondino. C'è un rientro di una persona, quindi aspetta un secondo. Allora, tu mi hai citato Manno Lauteri. Io a questo punto spoilero, perché l'abbiamo intervistato qualche giorno fa, ma l'avevamo già intervistato tanti anni fa, all'uscita di un suo vecchio disco, e tra qualche giorno intervisteremo anche il presidente del MEI, quindi parleremo di musica indipendente. Io ti chiedevo progetti futuri, ma mi hai già accennato che i progetti saranno tanti e saranno, sì, molto belli. Allora, sì, esatto, diciamo che negli ultimi 2 anni, oltre che essere stati importanti per gli eventi che abbiamo ricordato prima e tante altre cose, sono stati importanti anche dal punto di vista creativo proprio.
perché comunque diciamo che i brani più significativi del mio percorso artistico io li ho scritti negli ultimi 2 anni e mezzo, se vogliamo, tra cui appunto L'Anima Grida, che è già uscito come singolo, ma anche altri singoli importanti, altri brani che dovranno uscire, che vedranno la luce nel 2023. E quindi adesso non so darti ancora date precise, perché non ho ancora le date, diciamo, e i dettagli in questo senso qua, però ci saranno canzoni importanti che usciranno, che sono mie creature, che sono, no, le nostre canzoni sono sempre dei figli per noi artisti, per noi cantautori, e quindi dei figli, delle figlie che appunto usciranno, e quindi sto lavorando a dei progetti molto importanti, e ci sono tante cose in vista. Comunque seguitemi, mi raccomando, nelle mie pagine social per restare sempre aggiornati, e anche nel mio sito web gipsyfiorucci.com, perché trovate tante sorprese all'interno ed è possibile anche iscriversi alla newsletter per appunto ricevere delle novità, delle cose appunto che ci saranno. I dischi saranno in formato, i dischi saranno anche in formato solido, oppure tutto rimarrà comunque sempre in digitale? Allora, non lo so, perché guarda, adesso come ben sai il digitale ha preso molto piede ed è diciamo la cosa più, quindi diciamo che i singoli, si procede singolo per singolo principalmente, ma ci può essere anche un album, ci può essere, perché comunque come ben sai 3 anni fa è uscito il mio album anche in versione fisica, perché protagonista del finale non si trova solo negli store digitali, ma si trova appunto, c'è anche in versione fisica, ed è possibile richiederlo anche attraverso il mio sito web e le mie pagine social, se uno lo volesse appunto in versione fisica. E quindi non ti so dire se poi ci sarà, diciamo, in futuro anche un vinile, perché no, sarebbe veramente bellissimo un vinile, un CD in formato fisico, tutto è possibile, non si può escludere nulla, non so dirti, ripeto, i particolari, perché stiamo ancora pianificando il tutto, quindi... però sicuramente è possibile anche un vinile, è possibile tante cose. E quindi diciamo che, ecco, cercherò di lavorare al meglio per cercare veramente di emozionare il cuore delle persone che mi seguono, del pubblico che mi segue, che ogni giorno mi dimostra stima e affetto in maniera incredibile. Io sono felicissima, ringrazio veramente di cuore le persone che mi seguono, perché come dico sempre, nessun artista esisterebbe senza il suo pubblico che lo segue e che lo ama. E quindi questa è una cosa, bisogna sempre essere grati, non dimenticarci mai della gratitudine, che è un valore che anzi andrebbe riscoperto in tutto e per tutto nella nostra vita, per tutti quanti, vale per tutti questo. E quindi che dire? Che dire, diciamo che sono fiduciosa, dai, sono fiduciosa nell'universo, nella musica, nella vita, e credo che se si semina bene e si fa le cose con amore, con determinazione, con passione, con tanta costanza, diciamo che se ci sono gli ingredienti giusti e si cerca sempre di lavorare bene, seminare bene, poi si raccoglie anche dei bellissimi frutti, no? Ad un certo punto, io credo fermamente in questa cosa. E soprattutto di fare le cose con tanto amore, perché metterci veramente l'amore autentico, l'amore vero, l'amore genuino, nel vero senso della parola, è la cosa forse più importante di tutte, che fa la differenza, perché arriva questo amore alle persone se tu veramente ci metti l'amore vero. E quindi è importante avere insomma tutti questi ingredienti al posto giusto per cercare di fare sempre meglio, di impegnarsi perlomeno ad essere la migliore versione di noi stessi, di fare sempre il possibile, tutto il possibile. Questa credo che sia una cosa importante, e cercare anche di vivere da protagonisti la nostra vita, perché altrimenti si rischia di vivere la vita di qualcun altro, quindi è fondamentale fare le cose che ci appartengono, che appartengono al nostro vero essere, che appartengono alla nostra anima in qualche modo, quindi essere autentici e soprattutto donare la nostra unicità al mondo, all'universo e alle persone che ci circondano attraverso i nostri doni e i nostri talenti. Questa è la cosa più importante di tutte, perché se noi riscopriamo e coltiviamo i nostri doni, e ognuno ha i suoi, perché ognuno ha delle specialità, ognuno è un essere speciale, irripetibile, e quindi bisogna veramente difendere la nostra unicità, perché è questo che fa la differenza. E quindi donare i nostri doni, i nostri talenti, e attraverso di essi
fare la nostra differenza, la differenza nel mondo, fare la nostra parte nel mondo. E quindi vi invito a visitare il mio sito web, perché c'è anche una sezione interamente dedicata al progetto Unicità, un progetto che ho creato, che ho lanciato ormai da più di un anno e mezzo, che parla proprio dell'importanza di difendere la nostra unicità. E quindi c'è una frase portavoce che diciamo è diventata un po' lo slogan del progetto, che è: difendiamo la nostra unicità e doniamo al mondo il nostro vero essere. Una frase che ho fatto incidere su delle magliette, su delle felpe, t-shirt, tutta una linea che si chiama Linea Unicità, che è appunto una frase intrisa di vibrazioni positive, intrisa d'amore, e quindi vorrei che fosse un seme di speranza piantata nel cuore di chi indosserà questi capi e queste magliette. Però trovate tutto nel sito, c'è proprio la sezione Progetto Unicità, vi invito a visitarla. E quindi, come vedi, sono tante le cose che ho fatto negli ultimi 2 anni, insomma. Perfetto, noi ti ringraziamo, ti diamo appuntamento ai prossimi lavori, perché ti diamo Grazie. appuntamento alla prossima intervista. Grazie di cuore, è stata una gioia essere qua e vi aspetto e speriamo di sentirci quanto prima per novità interessantissime. E mi raccomando, vi aspetto nei miei social. Un abbraccio grandissimo e un cuore per tutti voi. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.